webinar di quello che ha tenuto prima Matilde Battistini, anche lei socia fondatrice di Mercurio, abbiamo visto quanto è fragile la scuola italiana oggi. Qualche dati semplici per darvi il quadro. I laureati in Italia sono il 19% della popolazione contro il 32% in Europa. I giovani laureati sono il 27,8% contro il 40% in Europa. E siamo al penultimo posto, solo davanti alla Romania. I NEET, questi famosi NEET, che sono i giovani tra 15 e 29 anni, che sono né con un lavoro, né in situazione di formazione, né di formazione educativa o professionale, rappresentano il 23% della popolazione italiana, dei giovani, contro il quasi 13% in Europa. E finalmente anche il dato che ci ha anche preoccupato in questo momento di Covid, il famoso abbandono scolastico, che sono i giovanissimi ragazzi che non proseguono una formazione, un percorso formativo, né in percorso classico, ma neanche un percorso, in istituti professionali. Sono il 14% in Italia contro l'11% in Europa, e soprattutto questo 14% è salito fino al 20% in periodi di Covid. Dunque, ci troviamo di fronte a una situazione dove la scuola italiana, debole prima del Covid, ha subito veramente un fortissimo colpo, e sono messo veramente in discussione anche le strategie che sono state adottate, e in particolare la chiusura delle scuole. Dunque, oggi vorrei con tutti voi riflettere non tanto alle critiche o criticità del passato, ma vedere che cosa le vostre esperienze possono darci come luce, o quali strade da percorrere, e che cosa potreste tutti voi, no, darci come consigli su come affrontare la formazione non solo adesso, ma nei prossimi anni. Vorrei iniziare con te, Luisa, che ti occupi di formazione professionale da anni per l'Accademia del Teatro alla Scala, e vorrei un po' capire te, al di là di quanti ragazzi ogni anno formate, che tipo di formazione proponete. Come vedi tu un po' la situazione in questi mesi? E che cosa pensi dovremo favorire nei prossimi mesi, dopo che sarà passata questa tempesta? Mi hai fatto tantissime domande. Lo so, lo so, dunque. Allora, dunque, qua noi, la nostra scuola è una scuola di formazione professionale e copre tutti i mestieri dello spettacolo. Ogni anno si diplomano 800 ragazzi, declinati in quattro dipartimenti: musica, danza, palcoscenico, laboratori e management. Devo dire che abbiamo ovviamente anche un tasso di placement molto alto perché è una scuola di eccellenza dove si entra con degli esami d'ammissione molto, molto importanti. Quindi abbiamo alcuni corsi dove addirittura il tasso di placement è il 100%, tipo il ballerino professionista, la sartoria, il trucco e parrucco. Quindi siamo abbastanza fortunati. Però ovviamente questo periodo di Covid, anzi prima del lockdown, poi, come dire, della speranza che fosse finito questo lockdown e quindi dell'inizio del nuovo anno scolastico, è stato veramente un up and down di sentimenti incredibili, perché quando è iniziato il Covid ci siamo ritrovati tutti, non solo noi, tutto il mondo si è ritrovato a dover, come dire, affrontare le lezioni a distanza e quindi, come dire, riformulare, ripensare completamente tutti i corsi,
anche se nel nostro caso ovviamente il discorso dell'imparare facendo, che è la nostra filosofia numero uno, ha implicato il fatto che in ogni caso noi potevamo mandare online le lezioni di materie trasversali e addirittura anche osare di fare lezioni online di canto con la nostra docente o addirittura di fare per il corso per ballerino professionista e sempre delle lezioni online, quantomeno della tecnica alla sbarra. Quindi è ovvio che poi dopo comunque il discorso del correre per cercare di riaprire, e siamo riusciti a riaprire con tutto il DVR il 15 di giugno per recuperare tutta la parte di lezioni pratiche è stato fondamentale, lezioni pratiche che stiamo recuperando ancora adesso nel mese di ottobre e fino alla fine del mese di novembre. Durante tutto questo periodo c'erano poi i ragazzi che si dovevano iscrivere al nuovo anno scolastico e la cosa incredibile è stato che notavamo tantissimi scaricamenti, tantissimi download delle brochure, tantissime richieste di informazione, open day che erano sempre pieni, però, come dire, il tasso del numero di persone, di ragazzi che volevano fare l'esame d'ammissione da noi era comunque sempre povero. Un po', vabbè, perché sempre i ragazzi si riducono all'ultimo, ma poi una volta che si sono chiusi gli esami d'ammissione, diciamo che la performance non era stata come degli anni precedenti, cioè c'erano comunque dei numeri minori, che era, come dire, inversamente proporzionale invece a, come dicevo, al grande scaricamento delle brochure. E abbiamo cercato di interpretare questo dato. E sicuramente, essendo noi una scuola che appunto è basata molto sulle lezioni pratiche, la paura a causa del Covid di non poter fare le esercitazioni pratiche e quindi di non poter concludere il percorso scolastico è sicuramente stata come dire, un percentuale molto importante di ragione per la quale i ragazzi si sono iscritti in numero minore rispetto invece al grande interesse. Non c'è secondo me dispersione scolastica, cioè più che altro c'è dispersione delle menti, cioè nel senso che io perlomeno parlo ovviamente della mia fetta di mercato scolastico, c'è molta paura, c'è molta ovviamente poi quando si parla di formazione e si parla di un certo tipo, si parla anche di un'universitaria e non, si parla anche di un investimento scolastico e quindi questo investimento scolastico, quando anche tu abbia tanta motivazione a volerlo fare, è ovvio che se non hai la garanzia che ti venga erogato nel modo più corretto, questo può creare dei problemi e può creare addirittura il pensiero di dire va bene, non lo faccio quest'anno, lo faccio l'anno prossimo. Quindi questo discorso della paura secondo me è un discorso, come dire, molto, molto pregnante, molto presente in un tipo di scuola di formazione come la nostra. Un'altra cosa che secondo me è importante è anche lì sicuramente l'uso del digitale nella promozione e nella comunicazione della materia scolastica in generale, però quello che è importante è anche il contatto, cioè quando noi durante il lockdown abbiamo scritto alle famiglie della scuola di ballo per chiedere, sentite, ma se noi riapriamo, chi di voi manderà i propri figli il 15 di giugno a recuperare le lezioni? Ha risposto di sì il 98%. Questo anche durante il lockdown. Quindi questo per dire quanto il contatto umano, la presenza sia una cosa che oggi è ancora insostituibile. Come è insostituibile il fatto che noi si debba andare nelle scuole e promuovere ognuno, ovviamente il proprio settore di studi scolastici, proprio con un contatto con i ragazzi. Io ho visto che alla fine, comunque, quando noi andavamo nelle scuole e spiegavamo, certo, va bene, i nostri sono dei mestieri magari un po' più difficili, un po' meno conosciuti, però comunque alla fine è stato un grande investimento perché ci è capitato tantissime volte agli esami d'ammissione di chiedere, ma tu da dove arrivi?
e di sentirmi dire: io arrivo da un open day che vi siete venuti a fare nella mia scuola, io facevo la terza liceo o il terzo istituto tecnico, ho aspettato 2 anni, vi ho seguiti e sono venuto da voi. Quindi noi abbiamo un ruolo importantissimo, secondo me, contro la dispersione scolastica, che è l'informazione, dare tanta informazione, e informazione non soltanto digitale, ma come dire anche di noi, non solo passiva, quindi, ma anche secondo me attiva, cioè essere presenti nelle scuole e raccontare un po' quello che poi magari 2 su 100 potrebbe essere il loro futuro lavoro. Quindi lavorare molto anche in presenza nelle scuole. Allora, sarebbe ognuno purtroppo dei vostri interventi necessiterebbe tanti tanti altre domande. Io te ne faccio 2 piccole. Come pensi che i ragazzi che saranno privati ovviamente della parte operativa della formazione, no? Dunque che mancheranno di contatti sia a livello formativo, ma da un'accademia di eccellenza come la tua, ma anche dalla parte delle aziende che non potranno accogliere e fare anche questo ruolo formativo, come lo vedi un po' tu in questi tempi? C'è anche il rischio, come l'hai anche suggerito, che un sacco di ragazzi rinunciano a un percorso formativo. Ma ovviamente questo è drammatico, perché noi eroghiamo circa 400 stage all'anno, 400 tirocini all'anno in Italia e all'estero. È ovvio che se un'azienda è chiusa perché è in lockdown, ovviamente gli stagisti non possono andare a fare questa loro esperienza propedeutica poi all'ingresso nel mondo del lavoro. È un problema irrisolvibile, se non continuando a tenere la rete, tu che sei, come dire, nel mezzo tra lo studente e l'azienda, nel mantenere la rete viva, affinché appunto quello che è soltanto un ritardo, perché ci auguriamo che poi tutto questo finisca, appunto sia soltanto un ritardo e non sia un abbandono. Quindi da parte di tutti noi operatori nel mondo scolastico è necessario un impegno che è 30 volte tanto. Io onestamente, noi lo stiamo già facendo adesso, perché mezza giornata lavorativa è impiegata a risolvere problemi di positività, di Covid, di DVR, di DPI, di tutto lo scibile possibile riguardo all'argomento, e poi c'è il lavoro da fare. Quindi già siamo tutti sul campo a cercare di risolvere il problema, ma secondo me la cosa importante è che noi operatori cerchiamo di tenere ferma e molto rigida la maglia, la rete tra appunto il mondo del lavoro e questi ragazzi. Questo è un ruolo, io parlo ovviamente per tutti quanti noi che siamo sempre nel mezzo, è un ruolo importante nel quale non dobbiamo abbandonare, dobbiamo essere ancora più presenti. Allora, approfitto di quello che hai appena detto, che è questo di tenere la rete viva, e vorrei far intervenire Paolo Costa su questo argomento. Abbiamo sentito nel primo webinar che abbiamo fatto prima, con una inchiesta condotta da 2 ricercatori dell'Istituto Mario Negri, che 2/3 delle mamme indagate sulla didattica a distanza sono contrarissime, perché la DAD, come è stata usata, è uno strumento insufficiente a tenere la rete, proprio ovviamente delle relazioni umane, ma anche quelle del sapere. Dunque non è riuscita questa DAD improvvisata, come è stata a marzo-aprile, non è riuscita a affrontare la situazione. Possiamo tutti capirlo, e no, il punto non è di polemizzare e di accusare, perché siamo stati tutti presi all'improvvista, no, di questa situazione di crisi che abbiamo dovuto affrontare. Ma Paolo, tu che ti occupi di
innovazione digitale, che ti occupi anche che sei docente all'Università di Pavia, proprio su diffondere questa cultura digitale. E abbiamo anche visto che sono state condotte varie indagini per vedere il livello di attrezzatura delle famiglie italiane in termini di possesso di tablet o computer. Sappiamo che non solo non è il problema di possedere un computer, un tablet, ma di saperlo usare, di avere una rete, dunque di avere le competenze e anche in questa situazione di Covid di avere anche lo spazio per fare in modo che ognuno possa usare al meglio questi strumenti digitali. Qual è il tuo punto di vista? Che cosa ci suggerisci alla luce già del primo dibattito che abbiamo avuto lì con Luisa? È il fatto di tenere viva la rete e anche la rete umana. Intanto si potrebbe immaginare che, visto il mio ruolo, visto i titoli con cui tu mi hai introdotto, io debba qua fare la parte di chi tesse le lodi del digitale, della didattica a distanza, ma io sfuggirò da questa scomoda posizione. Ecco, a me interessa di più, assumere una posizione critica, no? Nei confronti di qualunque fenomeno, e quindi anche quando mi occupo digitale lo faccio con spirito critico. Allora, a me sembra abbastanza ovvio che la scuola in presenza e la cosiddetta didattica a distanza non siano esperienze intercambiabili. E a parte che uso con un certo fastidio queste due definizioni, scuola in presenza e didattica a distanza, perché dietro queste etichette poi si nascondono pratiche molto molto diverse, no? che bisognerebbe indagare meglio. Comunque, la didattica a distanza non possa sostituire la scuola in presenza e che nel passaggio dalla scuola in presenza alla didattica a distanza ci sia una perdita, è abbastanza evidente. Il punto è che la diversità fra queste due esperienze non può essere utilizzata per proclamare assunti del tipo o didattica in presenza o morte, no? E sono, affermazioni che in questo periodo vengono fatte, no? In tanti contesti, in tanti ambienti. A fronte di un provvedimento come l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel merito del quale io non entro perché non mi interessa, ma che tra le altre cose stabilisce, no, questo famoso 75% di didattica a distanza nelle scuole superiori. No? A questo provvedimento è seguita una reazione, secondo me, un po' isterica, del tipo la didattica a distanza è la morte della formazione, della scuola. Ecco, secondo me questa reazione è sbagliata, perché a parte il fatto che appunto bisognerebbe in realtà chiarire di quale scuola si sta parlando, se si sta parlando della scuola primaria, della secondaria inferiore, della secondaria superiore, dell'università, sono contesti completamente diversi nei quali la didattica a distanza gioca un ruolo differente. E poi, e questa direi che è la cosa più importante, noi dobbiamo convincerci che se vogliamo sfruttare le potenzialità della rete, uso l'espressione che hai appena usato tu, Caroline, se vogliamo rivitalizzare la rete, farla vivere, non dobbiamo utilizzarla ricalcando le medesime modalità della didattica in presenza, perché questo, è il modo migliore per perdere in partenza la nostra partita. No?
le potenzialità della rete si sfruttano nella misura in cui si immagina, si concepisce una didattica diversa dalla didattica in presenza. Intanto la didattica in presenza oggi è, ahimè, ancora molto spesso basata sulla relazione da uno a molti, no? Sì. Quindi da un lato c'è chi si suppone detenga un sapere, una conoscenza, dall'altro lato ci sono i destinatari di questa conoscenza, no? Il discente gli allievi, i discepoli, gli alunni, chiamiamoli come vogliamo. E la relazione è quindi da uno a molti. Se noi vogliamo ricalcare questo modello, è chiaro che funziona molto meglio l'aula in presenza. La didattica a distanza non sarà mai altrettanto efficace, perché la perdita, no, che si paga nel passaggio dalla esperienza in presenza all'esperienza online, da questo punto di vista, è una perdita molto grossa. Viceversa, se noi immaginiamo la didattica come una relazione da molti a molti, ecco che improvvisamente la rete si presenta come capace di offrire delle opportunità che sono tutte da sfruttare e che oggi non vengono sfruttate, perché l'equivoco è che la didattica digitale corrisponda alle cosiddette LIM, ai tablet, che servono, poi vengono utilizzati per erogare la didattica nel modo tradizionale. Un'altra distinzione importante è tra la formazione in cui il compito di trasferire la conoscenza precede sempre quello di approfondire i contenuti e di studiarli in autonomia. La scuola tradizionale funziona in questo modo, cioè un momento in cui chi sa le cose o si suppone che sappia le cose trasmette il suo sapere agli alunni. È il momento del trasferimento, è quella cosa che si chiama la lezione. Poi c'è una fase successiva in cui gli alunni, dopo che è stata loro impartita una lezione, studiano in autonomia, cioè approfondiscono i contenuti che sono stati oggetto della lezione. C'è un modello che è molto noto, che è quello della cosiddetta flipped classroom, cioè la classe rovesciata, nella quale questi due momenti si scambiano di posizione dal punto di vista cronologico. Perché prima c'è il lavoro fatto in autonomia dagli studenti e dopo c'è la lezione. La lezione che diventa il momento di commento, verifica, discussione, confronto su quello che precedentemente lo studente ha imparato. Ecco, se noi utilizziamo la rete per supportare il modello della flipped classroom, ecco che tutta una serie di elementi che ci sembrano perdenti, quando invece utilizziamo la rete nel modello tradizionale, invece la rendono molto, ma molto più efficace. L'ultimo punto su cui intervengo è quello che ha a che fare col famigerato programma, che è la rovina, a mio parere, della scuola italiana. In questo momento, che è un momento straordinario per tante ragioni, no? L'ultima delle nostre preoccupazioni dovrebbe essere l'adesione al programma. E invece la necessità reale o presunta, perché spesso poi è una necessità più presunta che reale, di dover rispettare il programma diventa l'alibi per non fare nulla.
siccome bisogna rispettare il programma, non si può fare la didattica a distanza perché la didattica a distanza è incompatibile col programma, ma siccome Conte ci impedisce di fare la didattica in presenza, la scuola muore. Peccato che io potrei decidere che siccome siamo in una situazione speciale, unica, straordinaria, io non lo seguo il programma, faccio delle cose diverse. E a me sembra che scartare dal programma, tradire il programma, essere infedeli al programma, oggi possa essere il modo migliore per salvare la scuola, salvare la didattica e quindi offrire una chance ai nostri ragazzi, che diciamo potrebbero anche un giorno rinfacciarci il fatto di non avergli offerto questa opportunità, nascondendoci dietro una serie di alibi. Allora, ci hai detto tantissime cose interessanti. Adila, che apprezzo questo aspetto un po' rivoluzionario di dire ok, situazione eccezionale, risposte eccezionali, e che effettivamente non abbiamo visto applicate in questo tempo. E sicuramente penso che Emanuele dopo potrebbe anche riflettere su questo, perché visto che la DAD come è stata applicata e pensata in un modo tradizionale non ha portato dei risultati positivi, sarebbe tempo di porsi forse qualche domanda molto semplice: qual è il benessere che vogliamo raggiungere per gli alunni, i ragazzi oggi in questo contesto che è quello che siamo? E se la DAD non è lo strumento ideale, potrebbe essere un strumento provvisorio, no? Dunque questo potrebbe essere interessante. E poi anche l'altra cosa che forse sarà un prossimo webinar, che secondo me hai messo, senza parlarne, hai messo il dito sopra, è la formazione degli insegnanti, dei docenti. Quali sono gli insegnanti oggi capaci di passare i messaggi e insegnare in un modo giusto attraverso un strumento a quale non sono stati formati tutti? Dunque questo è anche secondo me un grande limite alla DAD come è stata proposta a primavera. Abbiamo purtroppo pochissimo tempo, dunque vorrei saltare a Carlo Alberto Redi, che spero sta qui con noi, che ci ascolta. Come no? Sono sicura che non vede l'ora di intervenire, perché abbiamo un po' toccato vari temi che sicuramente non ti avranno lasciato indifferente. No, certo. Vorrei solo ricordare che dunque Carlo Alberto, ti do qualche pista in più di quello che abbiamo già lanciato. Sappiamo che allora, a livello della formazione dei ragazzi del mondo sulla scienza, siamo più o meno sulle materie STEM, più o meno a livello europeo. Invece sappiamo che sui 25-27% dei ragazzi nostri che si formano alle materie scientifiche, 37% sono i maschi che scelgono queste materie, solo 16% le scelgono le donne. Dunque questo è anche un piccolo punto che vorrei tenere in mente con te. Ma alla luce già di quello che abbiamo detto, come vedi le criticità, ma anche le risorse, no, della formazione dei ragazzi giovani adesso? Grazie e ciao a tutti, anche a chi ci ascolta, perché è molto interessante e credo che sia un punto centrale di riflessione sui tempi che stiamo vivendo. Perché qui bisognerebbe cercare di far quadrare un po' la situazione, perché qui sono tutti convinti che attendiamo di rientrare nella normalità che avevamo lasciato, senza capire che il vero problema è la normalità che vivevamo. Cioè questo è il punto fondamentale. Cioè le premesse di pandemie, questa e quelle che verranno, sono tutte nella normalità che pensavamo di vivere. In quella normalità c'è sicuramente questo aspetto che tu ricordavi, il webinar di cui stiamo discutendo. E allora vorrei partire con due ricordi.
Uno è legato alle cifre che tu davi all'inizio e una delle ultime interventi di Umberto Eco ai Lincei era il commento di una statistica OCSE in cui risultava che il 32% dei giovani italiani tra i 18 e i 33 anni non intendevano l'italiano argomentativo e narrativo. Cioè vuol dire che non erano in grado di leggere la Gazzetta dello Sport e capire perché vince sempre la Juventus e non l'Inter. Cioè, il livello, cioè, è questo. Poi l'altro punto, è importante ricordarlo, non posso farne a meno, è una lettera commovente ed emozionante di Buzzati Traverso. Cioè ad un certo punto lui scrisse, lasciando il LIGB di Napoli, esperienza disastrosa, una lettera se gli italiani fossero intelligenti, la trovate in rete, in cui diceva, insomma, questa situazione è chiarissima perché quella che tu ricordavi viene da lontanissimo e non abbiamo tempo di sviscerarla, ma se gli italiani fossero intelligenti investirebbero sicuramente in cultura, in ricerca, non solo quella scientifica, anche quella umanistica, perché se ci lamentiamo di come siamo conciati sul reparto scientifico, gli umanisti poveretti, cioè sono addirittura massacrati, e qui non si capisce che la cultura è una e tutte e due vanno sostenute potentemente. E allora tutti questi discorsi devono rientrare nel quadro di dirci, ma quali sono le risorse di cui disponiamo? Perché in quelle statistiche che tu ricordavi siamo praticamente gli ultimi. Cioè quindi senza le risorse, cioè, è chiaro che abbiamo le scuole che sono quelle ereditate dal fascio e abbiamo un investimento in ricerca in cui se non intervengono le charities, quello che ci viene dal ministero è giusto per pagare gli stipendi. Cioè, il problema è fondamentalmente questo. Cioè, qui non è questione di far politica, ma andiamo al breve, hanno sempre tagliato tutti. Il massacro fu con i governi Berlusconi, quando diceva aderiamo al progetto di Lisbona, investiremo più di quanto il trattato di Lisbona prevede. Abbiamo sempre investito quell'1,niente% del PIL che ci mette tra gli ultimi posti. Quindi senza le risorse non si può fare nulla e quindi dobbiamo entrare e cercare di capire come pretendere che i decisori politici capiscano che è un investimento che nessuna investimento finanziario può darti. Sono dati della Scuola Economica di Londra, l'investimento in cultura, ricerca, scuola ha un ritorno del 23% sulla base annua nei 10 anni. Non esiste nessun altro, perché investendo in quel modo avrai ritorni con brevetti, patenti, cultura, livello di istruzione delle persone, capacità innovativa. Questo è il dato di fondo. Ora, tutto questo però è tragico, va inserito sì nella discussione, come ben ricordava alcuni dati Luisa, e poi la distinzione che faceva Paolo tra i vantaggi, non sono mutualmente escludenti la didattica a distanza e quella in presenza. Chiaro che in presenza hai la grande funzione maieutica del maestro, eccetera, ma quella a distanza, così chiamata, ha altri vantaggi, è evidente, che Paolo ricordava. Ma il problema è dove, come, quando riusciamo a fare queste cose se non c'è un investimento? Siamo ancora ridotti al fatto, per fortuna, che ci siano delle charities, delle fondazioni, Mercurio, Fondazione Cariplo, Fondazione Veronesi, cioè che intervengono a, per quanto possibile, sopperire. Perché qui noi dobbiamo far chiaro che dopo il fuoco e la ruota, penso si veda, è questa Geggio che abbiamo in mano che gioca il tutto, perché la nostra discussione è inserita oggi nell'infosfera. Noi viviamo nell'infosfera, viviamo in una condizione in cui, a fronte di vantaggi immensi offerti da questi strumenti, ci ritroviamo con un presidente che ti dice iniettati la candeggina che ti passa, l'Amazzonia sta benissimo, non è distrutta. Cioè viviamo nella situazione dei film di Orson Welles, F for fake, cioè dove le nostre conoscenze e quello che noi possiamo portare al decisore politico perché capisca sono vanificate, perché con i like
le verità diventano quanti like ci sono in un certo luogo, le verità scompaiono e anche i nostri dati, ma sono quelli dei professoroni, figuriamoci, uno vale uno, e allora quando sali sull'aereo fai un tutorial e guidalo tu. Cioè non riusciamo, perché c'è una arretratezza spaventosa, a capire che tutti i nostri sforzi devono essere inseriti in una convinzione precisa. Tutti noi dobbiamo darci da fare per far crescere la consapevolezza che c'è sì un diritto a sapere, a conoscere, ma c'è anche un dovere minimamente ad applicarsi per arrivare ad avere quel minimo di cittadinanza scientifica che permette di esprimersi poi in autonomia sulle mille cose di cui dibattiamo, come fare la didattica, che cosa vogliamo applicare delle medicina, le grandi innovazioni. Cioè il problema di fondo è come smuovere l'inerzia della situazione arretrata in cui ci troviamo. E qui non c'è dubbio, questi potenti mezzi che chiamano poi informazione a distanza, lezione a distanza, dovremmo incentivarli. Cioè secondo me chi ha le competenze come Paolo dovrebbero suggerirci in che termini arrivare ai decisori politici e convincerli che non è tanto guardare quanto la Ferragni è in grado di convincere le persone ad andare a visitare gli Uffizi, ma quanto permette di raggiungere tutte quelle fasce, chi ha fatto l'abbandono scolastico, chi non ha modo perché sta in 40 metri quadrati con papà, mamma e tre figli. Cioè è tutta, cioè la situazione è talmente complessa che sinceramente non so neanch'io da che parte tentare di smuovere questa inerzia, se non quella di dire dobbiamo tutti cercare di svolgere la funzione che adesso non è, qui non serve lodarci, ma che svolge Mercurio e che svolgono tutte queste altre charities, cioè far crescere il livello di consapevolezza di quanto sia rilevante aumentare la cultura. Cioè il problema di questo paese è la cultura media del paese, basta guardare chi c'è in Parlamento, cioè chi prende le decisioni, cioè è scoraggiante. Cosa fare? È l'impegno quotidiano di tutti noi, di chi ci ascolta, convincere che è importante parlare di queste cose, che non è vero che uno vale uno, ci sono delle competenze che vanno messe in campo, e alla fine convincersi di esprimere intelligenza. Non sai far girare i treni, c'è un modello spazio-tempo che è quello della Deutsche Bahn, copialo. Non sai fare qualcosa, imita. Com'è possibile che un paese di pescatori e di pecorari come gli irlandesi, che erano ridotti, sono uno dei paesi più avanzati? Com'è possibile che la Corea del Sud, Singapore, cioè questi paesi che hanno dimostrato di come investendo pesantemente nella cultura si è vincenti, perché oggi di questo viviamo. Cioè non ho ricette se non richiamare allo sforzo collettivo che tutti noi dobbiamo fare, ma anche perché riuscire, poi parlo per la parte scientifica, a far capire che dedicarsi al metodo potremmo chiamare scientifico è far filosofia. Noi oggi abbiamo bisogno di filosofi, abbiamo bisogno di umanisti nella vecchia accezione. Cioè dobbiamo far capire che è un metodo che ti aiuta a capire che quando, come nel caso nostro qui, ti confronti, è il modus ponens che va messo in campo. Cioè dobbiamo dirci prima su che cosa intendiamo confrontarci. Nel caso specifico dei dati, non so, i dati scientifici, le statistiche, eccetera. Poi ognuno avrà la propria interpretazione e la confronta. Ma prima dobbiamo dirci su che cosa ci confrontiamo, se no interviene il solito Zangrillo, che sarà un bravissimo clinico, ma vuol fare il virologo, ma non va bene. Se no poi interviene, parlo di Covid, interviene l'epidemiologo che si mette a fare il clinico. Non funziona così. Cioè anche a questi livelli alti c'è confusione. Dobbiamo convincere i giovani a capire che ci vuole rispetto del porsi e avere la consapevolezza di chiedere a questi signori
che devono avere una Weltanschauung, non possono continuare a parlare della minestra salata, perché sennò non se ne esce. Cioè ci vogliono interventi di tipo quello che stiamo qui in nuce facendo noi, sinceramente, cioè confrontarsi, c'è un problema, e trovare ciascuno di noi con la propria prospettiva, dalle arti, come diceva Luisa, agli strumenti tecnici per intervenire, o al caso specifico di chi è con i topi in laboratorio, come venirne fuori. Cioè non vedo altro, cioè ritengo essenziale il lavoro svolto da attività di questo tipo. Io ritengo dal tuo intervento la parola formazione, formazione, formazione. E in realtà la base e la risposta all'emergenza educativa rimane sempre la formazione, e anche di adeguare gli strumenti formativi, anche come diceva Paolo, a secondo della scuola, del bisogno. E mi piace anche molto che entrambi avete portato l'idea che dobbiamo riflettere in un modo diverso, perché la situazione ci l'impone. Emanuele, che cosa tu, il tuo sguardo su questo? Emanuele, l'aumento di serotonina e dopamina non vale, eh? Dacci dei suggerimenti importanti, non di me, ok? No, al di là delle frasi fatte, è davvero difficile intervenire ora. Avete detto delle cose, credo, molto molto interessanti, credo ampiamente condivisibili e originali. Mi ha fatto molto piacere ascoltarvi, perché insomma finalmente mi sembra di ricevere una boccata d'aria fresca, anche per uno come me che non si occupa nello specifico di scuola e istruzione e formazione. Mi sono venute in mente due o tre cose molto molto brevi, anche perché il tempo ormai è quasi finito. La prima è il famoso detto degli anglofoni che dice "When in trouble, go big", nei momenti difficili pensa in grande. Mi ritornava molto nelle parole del professor Paolo Costa. Credo che ci manchi una grandissima capacità di sognare in grande, pensare in grande, provare a capire da questo, diciamo, drammatica congiuntura che cosa può nascere di buono. E credo che questo sia un insegnamento che un po' tutti nei nostri specifici ambiti e mestieri dobbiamo portarci a casa. La seconda cosa, ascoltando Carlo Alberto Redi, mi veniva in mente il famoso finale di Calvino, no? Scoprire... saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno, farlo durare dagli spazio. Credo che questa cosa sull'innovazione e sulla ricerca attiva dell'innovazione sia fondamentale. Oggi credo che un po' tutti ci guardiamo intorno sconfortati dal fatto che dovunque ci giriamo vediamo pressapochismo, scarsa cultura, poca consapevolezza di quello che si sta facendo, zero politiche basate sui dati, zero capacità di innovare. Credo anche che nel panorama internazionale, ma anche nel nostro paese, ci siano delle esperienze, seppur piccole, seppur pilota, che andrebbero scovate e andrebbero valorizzate. Quindi mi ritrovo anche in quello che è stato detto sul fatto che, insomma, chi si pone in modo innovativo su questi temi andrebbe ascoltato e andrebbe aiutato, no, a coltivare queste esperienze che possono fare da pilota e magari, chissà, diventare scalabili. La terza cosa che mi veniva in mente è che probabilmente oggi viviamo in un tempo che è già molto diverso da 10 anni fa, da 15 anni fa, in termini proprio di competenze che ci servono per, diciamo, saper leggere il mondo. Credo che, insomma, lo sappiamo tutti, non dico nulla di nuovo, ma che la velocità con cui il mondo gira e con cui i cambiamenti avvengono ormai è esponenziale, i cicli diciamo sono sempre più brevi. Io questo lo vedo non tanto sulla scuola, ma lo vedo nel mondo del lavoro. Appunto vi anticipavo prima, forse eravamo fuori onda, che mi occupo di smart working e di change management all'interno delle organizzazioni. Quindi quotidianamente noi diciamo incontriamo top manager, amministratori delegati, direttori delle risorse umane che hanno a che fare con una grandissima questione formativa delle loro persone, nel senso che le skills che servivano 5, 6, 10 anni fa sono vecchie,
e oggi è solamente una questione di come siamo pronti e come prepariamo le persone a non solo essere resilienti rispetto al cambiamento, ma come dice Taleb, come essere antifragili, cioè come inserirci nelle congiunture, diciamo, del cambiamento e nelle incertezze del cambiamento per tirarci fuori qualcosa di positivo per il futuro. Quindi ecco, anche in questo senso, diciamo, credo che la formazione vada sempre concepita poi non solo nei luoghi tradizionali dell'infanzia, della giovinezza, ma poi come un percorso continuo. Ecco, di nuovo, non credo di dire nulla di nuovo, ma mi sembrava così di poter mettere a fuoco questi elementi che sono tornati nei vostri discorsi, e mi fermerei qui anche visto il tempo, ecco. Posso dire una parola sola? Poi non due, anche due. No, è molto bello quanto diceva Emanuele, lo calo nella nostra situazione, no? Cioè, mi viene in mente Simone Weil, quando diceva che l'attesa di ciò che verrà non è più la speranza, ma è angoscia. Cioè, secondo me dobbiamo riflettere su questo e dirci, dobbiamo, come suggeriva Emanuele, immaginare una nuova normalità. Questo dobbiamo fare, assolutamente, in tutti i campi e in tutte le situazioni per la nostra vita. Cioè, non è più possibile, dobbiamo avere un punto fermo, non si può più rimanere ignoranti, non si può più avere queste situazioni, è necessario immaginare, perché tutto è così velocizzato, così. Allora, visto che arriviamo alla fine, io vorrei proporvi di lasciarvi, prima vi ringrazio tutti perché secondo me era molto interessante avere il confronto vostro, era anche interessante vedere dal punto di vista di Luisa che affronta dei mestieri che sembrano tradizionali ma che anche loro hanno una sfida tremenda, no? di affrontare le richieste attuali e di modernità e altro. Vorrei allora approfittare di come ci lasciamo per rinvitarvi e il prossimo tema sarebbe immaginare quale prospettive, quale strada, che cosa possiamo proporre, quali sono le piste che ci sembrano potenziali da proseguire e da percorrere. Dunque, se siete tutti d'accordo, è troppo interessante avervi e vi inviteremo di nuovo, non so, forse non subito, ma quando avrete un po' di tempo per noi. Grazie ancora tantissimo a tutti voi. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie.